Il titolo è Ritorni a Pietrogrado e si riferisce a tre ritorni che sono Stalin, Lenin e Trotsky. Le date di cui farò uso si riferiscono al calendario vecchio in vigore allora, che sono sfasate di 13 giorni in meno rispetto a quello occidentale. Il discorso è semplicissimo, che fino al febbraio del 18 in Russia era in vigore il vecchio calendario giuliano, che risultava indietro di 13 giorni rispetto a quello gregoriano usato nell'Europa occidentale. Quindi, per capirci, di solito fino al 18 i libri di storia fanno riferimento alle date del vecchio calendario. Dal 18 in poi, dal calendario nuovo che adottarono allora, a partire dal 18, e quindi allineandosi con quello occidentale. Quindi, parlando di avvenimenti che riguardano il 17, in particolare febbraio, marzo, aprile e maggio del 17, è il riferimento al vecchio calendario, che era sfasato di 13 giorni indietro rispetto a quello occidentale. Quindi, uno dei primi a rientrare a Pietroburgo, non dall'esterno, perché lui era in esilio in Siberia con Kamenev, è Stalin e rientra a Pietrogrado il 12 marzo. Pietrogrado, allora si chiamava Pietrogrado, poi qualcuno dice che invece bisogna sempre dire Pietroburgo. Non è così, si chiamava Pietrogrado dal 1914 fino al 1924. Poi divenne Leningrado, ma in quei 10 anni lì si chiamava Pietrogrado. Ritornò Lenin il 3 aprile, ovvero per chi ama il calendario occidentale lo scriveranno il 16 aprile, secondo l'Occidente, e il 4 maggio arriva Trotsky. Quando arriva Trotsky però molti dei giochi all'interno del partito bolscevico sono già fatti, perché nel giro di un mese il partito bolscevico sostanzialmente tiene a Pietroburgo, o Pietrogrado, tiene due grandi riunioni, conferenze, congressi di partito, in cui la linea cambia repentinamente. La questione è molto confusa e critica, tenete conto che così non poteva essere che così, nel senso che qui erano in ballo dei grandi avvenimenti, per molti dei quali erano imprevisti e smisurati nella loro dimensione, quanto repentini. La crisi è profonda, si pensi solo al primo grande avvenimento imprevisto nella sua dimensione e smisurato in quello che produce, la Prima Guerra Mondiale. Per alcuni versi possiamo dire previsto, ma non previsto nella capitolazione velocissima e simultanea dei partiti socialdemocratici, e quindi assume la dimensione di un qualcosa di smisurato, e la prima reazione evidentemente è in tutti una sorta di smarrimento e di disorientamento generale. La stessa cosa si ripete nel febbraio del 1917, perché tutti concordano nel dire che furono colti di sorpresa, da Stalin a Kamenev a Lenin, lo stesso Trotsky. La rivoluzione di febbraio, quello che accade a febbraio a Pietrogrado e nelle altre città russe, è sorprendente per loro, è un qualcosa di inatteso. Noi abbiamo le testimonianze di chi era con Lenin a Zurigo, che Lenin stesso non ci voleva credere, era sorpreso da quello che stava accadendo, volle leggere 2 o 3 volte i giornali esteri prima di rendersi conto che quella era la realtà dei fatti. Lo stesso Stalin e Kamenev in esilio con altri in Siberia, quando ricevettero la notizia, loro non avevano sentore di una possibilità del genere, rimasero stupiti, increduli. E naturalmente la rivoluzione, una delle prime cose che produsse fu per loro la possibilità di poter rientrare dalla Siberia, dall'esilio siberiano, e dirigersi lentamente verso la città di Pietrogrado. Lungo il percorso furono anche qui molto stupiti da quello che trovarono, perché trovavano, man mano che il treno si passava per città medio grandi, popolazioni folle acclamanti, accompagnate dal suono della Marsigliese, gente che pretendeva da loro un discorso, frastornati da questo, con un atteggiamento caratteriale diverso
tra i due personaggi che erano Stalin e Kamenev, perché Kamenev è una persona emotivamente che si lascia coinvolgere, quindi grandi discorsi, dice quello che pensa, espone la sua linea improvvisando, eccetera. Stalin è più cauto, perché Stalin sta molto attento a mai a contraddire quello che è magari il sentimento immediato delle persone che applaudono e che parlano e che dicono, non mettersi mai in contraddizione, quindi cercare di mediare e di seguire una linea che segua il corso del sentire comune. Quindi questo è il loro atteggiamento. Quando arrivano nella città di Pietrogrado trovano una situazione di un partito bolscevico che in qualche modo è in difficoltà, ovvero tutti sono un po' in difficoltà, non solo i bolscevichi, da un punto di vista organizzativo forse sono quelli che hanno tenuto meglio, dal punto di vista dell'orientamento dello stesso partito bolscevico in generale, sia quando è scoppiata la Prima Guerra Mondiale, sia ora di fronte alla rivoluzione di febbraio, c'è un certo tentennamento, non si capisce bene come fare, come orientarsi, cosa dire, come porsi, eccetera. Il partito bolscevico era stato uno dei pochi partiti che durante la capitolazione dopo la dichiarazione di guerra in qualche modo aveva tenuto una linea un po' differente dalle socialdemocrazie europee, l'aveva mantenuta con qualche oscillazione. Soprattutto l'oscillazione avveniva paradossalmente più in senso di confusione verso chi viveva in Russia, sperimentava la condizione russa, ce l'aveva di fronte e sentiva ciò che dicevano le persone, le masse cosiddette, mentre purtroppo forse era più facile perché era all'esterno, in una situazione oggettivamente di distacco da una realtà emotiva, che nei primi anni di guerra, ad esempio nel 15-16, c'è una forte ondata di nazionalismo anche in Russia, di appoggio alla guerra, di patriottismo. Chi era all'esterno invece era meno influenzato da questo, vedeva le cose oggettivamente e per forza distaccato da questo e quindi aveva in qualche modo subito un posizionamento che sarà quello di Lenin e di altri bolscevichi, di maggiori intransigenze, di una prospettiva più chiara. Questa è la guerra imperialista, questa è la guerra a cui ci si deve opporre con la rivoluzione, sono tutte cose che sapete. Per di più, la situazione di Pietrogrado qual è? La situazione di Pietrogrado è di un partito bolscevico che ha qualcosa come 3-4 mila iscritti, militanti, perché altrimenti oggi gli iscritti sono quelli che hanno la tessera, insomma, radicato in questa città, all'interno del movimento operaio, dei sindacati, tra le masse, come si diceva, però ha subito un problema che è questo, ovvero esiste un vecchio partito bolscevico e esiste un nuovo partito bolscevico, nel senso di quadri nuovi che sono arrivati, perché c'è la guerra, molti degli operai che appartenevano al partito bolscevico, come tanti altri, sono stati chiamati al fronte e quindi hanno dovuto abbandonare la città e c'è stato un ricambio di forza lavoro, ne sono arrivati altri di origine contadina dall'esterno, eccetera. Quindi questo ricambio da un lato ha indebolito numericamente la presenza dei militanti bolscevichi nella città di Pietrogrado, dall'altra ha immesso forze nuove, le quali però non sono ancora iscritte dentro il partito, magari sono quelli che animano la rivolta e la rivoluzione, quelli che animano il Soviet di Pietrogrado, ma è una rivoluzione che non è ancora arrivata con i suoi uomini dentro il partito. Qualcuno ha scritto con un tono un po' immaginifico che erano bolscevichi nell'anima, ma senza un partito, senza un partito rivoluzionario. Questa è la situazione che loro si trovano di fronte. Una precisazione, in generale, solo per dire il dramma di quello che sta accadendo, la portata degli eventi, come cambiano gli stati d'animo repentinamente. Nel febbraio si valuta che il partito bolscevico avesse circa 24.000 iscritti militanti, nell'aprile gli iscritti sono già 80.000, quindi solo per dare una dimensione numerica di ciò che sta accadendo.
L'arrivo di Stalin e di Kamenev trovano una situazione in cui praticamente da un lato sono accolti festosamente da queste masse che implorano, acclamano all'unità tra menscevichi, bolscevichi, via le vecchie divergenze, tutto è superato, viva la rivoluzione, eccetera. Dall'altra hanno di fronte a loro il problema dei soviet e di cosa fare dei soviet e che interpretazione dare di questo organismo che sono i soviet, e dall'altra c'è il problema del governo provvisorio, perché da un certo punto di vista è un grande passo in avanti, lo zar è stato destituito, l'autocrazia russa è finita, in qualche modo ci forma un governo, è un grande avvenimento, e quindi che fare, che giudizio dare di questo? La direzione precedente bolscevica, che era in mano a due operai autodidatti e ad un giovanissimo studente che si chiamava Molotov, che dirigeva la Pravda, aveva in qualche modo una direzione che potremmo dire abbastanza radicale, molto sospettosa verso il governo provvisorio, liquidato in modo un po' frettoloso e dogmatico come un governo della borghesia, col quale era meglio non averci nulla a che fare. Capivano che i soviet erano un organismo in nascita di dualismo di potere inconciliabile a lungo andare col governo provvisorio, e soprattutto poi l'altro grande tema era il tema della guerra. Questa guerra, che fare? Che posizione assumere? Bene, la direzione di Pietrogrado, quando arriva Stalin, fino ad allora ha una concezione abbastanza netta su quello. Questa è la guerra imperialista e questa guerra va troncata in qualche modo il più presto possibile, in modo più veloce possibile. Le cose però cambiano quando arrivano Stalin, Kamenev, perché c'è una sorta di riorientamento della linea del partito. Intanto, come avviene questo? Avviene che all'interno del partito c'è una lotta tra, possiamo dire, tra una destra e una sinistra. C'è una destra del partito, centrista, destrista, che è favorevole in qualche modo alla collaborazione con i menscevichi. Qualcuno dice dobbiamo avviare un processo di unificazione con i menscevichi, rispetto al governo provvisorio un appoggio esterno critico può essere dato, dobbiamo spingere in questa direzione, quindi non sottovalutiamo il governo, aiutiamolo. Rispetto alla guerra, anche lì la posizione che introdurrà Stalin e Kamenev contro la precedente sarà una posizione di difensismo rivoluzionario. Kamenev scriverà sulla Pravda un articolo in cui dirà: finché ci sarà uno straniero tedesco sul nostro suolo, la guerra continuerà, faremo la guerra rivoluzionaria, difenderemo il nostro governo fino alla cacciata dei tedeschi. Il partito bolscevico aveva un problema anche di qualità dei dirigenti che vivevano a Pietrogrado, dirigenti di mediocri, per qualche modo giovani. L'arrivo di Stalin e di Kamenev, che in qualche modo erano dirigenti più anziani, tra l'altro Stalin era membro del Comitato Centrale, era stato cooptato nel 1912, in qualche modo in questa situazione, eccetera, Stalin si trova ad avere un'autorità che lui non ha cercato ma che si porta dietro, ad avere un'autorità che gli permette di raccogliere attorno a sé un gruppo che prenderà la maggioranza del partito bolscevico, toglieranno la direzione della Pravda a Molotov e la Pravda assumerà un tono molto più conciliante rispetto alla questione della guerra, come abbiamo già detto, anche rispetto al governo provvisorio e anche rispetto alla questione dei soviet. Peraltro non è che anche Stalin rispetto ai soviet ha una sua idea ben precisa, sua idea formulata con altri, che diventa un po' la posizione ufficiale del partito all'epoca, una posizione che durerà 22 giorni, perché la dirigenza Stalin-Kamenev reggerà il partito per 22 giorni, non di più. Poi arriverà Lenin e tutto cambierà repentinamente. La concezione dei soviet non è una concezione fondata su un dualismo di potere, governo e soviet. È una posizione come i soviet e il governo sono visti come due istituzioni con ruoli diversi ma complementari, con ruoli diversi ma che si completano tra di loro, e quindi il soviet ha soprattutto la funzione di organizzare le masse, di educare le masse, di far sì che il soviet prema sul governo, di modo che il governo adotti una politica
più filo operaia e in qualche modo anche lì rispetto alla guerra pressione sul governo perché comincino ad aprire, a valutare la possibilità o di una pace separata con la Germania oppure almeno di aprire una trattativa con tutti gli stati che il governo sovietico, il governo russo si faccia promotore di una apertura di trattativa non solo con i tedeschi ma anche con gli altri per addivenire una pace democratica e senza conquiste territoriali eccetera. Anche qui poi rispetto a questo governo la concezione è questa, qui siamo di fronte ad una rivoluzione chiaramente liberale, democratica, borghese che come tale va appoggiata, difesa, onde poter lentamente costruire, ricostruire il partito, tenendo conto che il partito bolscevico nelle organizzazioni dei soviet locali è molto debole perché, come ha già detto Gippo, la maggioranza dei soviet è in mano a esponenti del menscevismo o dei socialrivoluzionari. Socialrivoluzionari è una forza di cui si parla poco, ma che invece è un partito che ha una sua grossa adesione, non tanto nelle città quanto però tra i contadini. I bolscevichi sono poca cosa nel soviet di Pietrogrado, sono una minoranza significativa, ma pur sempre una minoranza. Procediamo un po' più in fretta perché diciamo ancora che il 28 marzo c'è una conferenza di partito dove in qualche modo la linea del partito viene reimpostata secondo quanto ho già detto e viene definita meglio la questione. Stalin anche qui ha un atteggiamento dove cerca di accontentare tutti, lui dice per tenere assieme destra e sinistra del partito, quindi accontenta un po' la sinistra e dice appoggeremo il governo provvisorio, ci prospettiamo di finché sarà necessario, poi si vedrà, siamo per difenderci dall'attacco tedesco e poi si vedrà, una posizione conciliante. Difendiamo i soviet ma anche il governo provvisorio, non sono incompatibili tra di loro. Questa posizione verrà mantenuta finché non arriverà Lenin. La questione di Lenin. Lenin è sorpreso, come abbiamo già detto anche lui, a Zurigo, con la Russia, la Svizzera dell'epoca, secondo cifre attendibili, conteneva qualcosa come 6-7 mila immigrati russi. La comunità di Zurigo non so quante ne avesse, però ad esempio a Ginevra c'era Plekhanov, che anche lui parte in quei giorni, però a lui gli inglesi danno il permesso, sarà per le sue posizioni, perché Plekhanov ha delle posizioni diverse da quelle di Lenin, e Lenin e gli altri bolscevichi di Zurigo, tra cui Zinoviev e anche alcuni menscevichi che sono con lui, quando apprendono questo sorge subito un problema, bisogna tornare in Russia, sono impazienti, bisogna assolutamente rientrare in Russia, però c'è un piccolo problema, come fare, eccetera, eccetera. Conoscendo le posizioni di Lenin, evidentemente gli inglesi non danno il visto, perché la prima richiesta che loro fanno è quella di chiedere agli inglesi di concedergli un passaggio lungo il mare del nord e poter arrivare da lì in Finlandia, ma gli inglesi non accettano questa proposta. Lenin è molto impaziente, gli aneddoti raccontano che pensa a varie strategie, fingersi uno svedese muto con documenti falsi e attraversare in questo modo, ma la moglie gli dice no perché tu parli nel sonno, tu non lo sai, ma insulti i menscevichi, ti tradiresti subito, cominceresti a dire cani menscevichi maledetti, eccetera, quindi così niente. Qualcuno inventa forse che pensò anche di noleggiare un aereo per arrivarci, eccetera, anche lì però è una cosa che dura poco, e l'unica possibilità allora a questo punto che si apre è quella della Germania, perché sono i menscevichi stessi attraverso contatti che loro hanno con Parvus ed altri, di cui non diciamo nulla di più, che contattano le autorità tedesche proponendo uno scambio tra esuli russi, uno scambio tra i due governi. Allora, dovrebbe funzionare così, gli esuli russi di Zurigo dovrebbero poter tornare in Russia con il permesso dei tedeschi e in cambio il governo provvisorio dovrebbe permettere ai cittadini tedeschi in Russia, internati a causa della guerra, di rientrare in Germania. Si aprono queste trattative, vanno per le lunghe, troppo per le lunghe per Lenin e per altri, che decide a un certo punto Lenin di non aspettare l'esito di queste trattative, di accettare quella che è una proposta del governo tedesco, che sostanzialmente è quello di permettere il passaggio attraverso la
la Germania. Lenin intanto sta cominciando a sviluppare le sue idee, dice questa è una rivoluzione socialista, questa rivoluzione democratica borghese è solo una prima tappa, ne arriverà un'altra, questa rivoluzione è un prodotto anche della guerra, è quella guerra che l'ha scatenata, la rivoluzione russa non sarà che l'inizio di una rivoluzione europea e mondiale, dobbiamo a noi aspetta il compito di spezzare la catena. Tutte cose che più o meno voi conoscete e sapete. E quindi rompe gli indugi, il governo tedesco accetta. Lenin è consapevole del governo tedesco, della strumentalizzazione da parte del governo tedesco ed è anche consapevole del fatto che questo passaggio in Germania verrà sfruttato dalla propaganda antibolscevica, come poi accadrà, no? L'oro tedesco, gli agenti dell'imperialismo tedesco, come verrà detto, è consapevole di questo, ne è cosciente, tanto è vero che lui ha cercato prima un'altra via attraverso il permesso dell'Inghilterra eccetera che non ha trovato, lei è consapevole, lo scrive anche e dice io capisco che i tedeschi hanno le loro ragioni per farmi tornare in Russia perché io prometto la pace immediata, la rivoluzione, la pace immediata, la fine della guerra. Tenete conto che la Germania in quel momento lì, nel 17, sta vivendo una situazione dal punto di vista militare abbastanza pesante e complicata, perché in quei giorni c'è l'intervento degli Stati Uniti d'America e quindi lo Stato Maggiore tedesco è ben cosciente del peso che avrà l'intervento americano dal punto di vista economico e militare nella guerra. Il tentativo qual è? È quello di liquidare la guerra in Europa vincendo in Francia finalmente prima che arrivi il grosso dell'esercito e dell'aiuto americano. In tal senso l'indebolimento, sto parlando dal punto di vista dei tedeschi, l'indebolimento del fronte orientale e probabilmente la fine della guerra è una cosa vantaggiosissima per loro, perché gli permetterebbe, loro dicono, di vincere la guerra. Peraltro l'indebolimento non è Lenin che andrà lì ad indebolire qualcosa, l'indebolimento del fronte orientale è già nei fatti, perché non è che già nel febbraio ci sono ammutinamenti, reparti che disertano, altri che si rifiutano di combattere, quindi uno sfaldamento già c'è, non è Lenin che arriva e convince tutti, è già in atto quello che sta accadendo. Per questa ragione di tutte queste cose Lenin ne è consapevole, però poi lui dice ma i tedeschi non sanno che grana si prendono, sì sì credono, io trancio un po' velocemente, parafraso liberamente, loro credono di usarmi ma io farò vedere loro i sorci verdi perché vedrete cosa accadrà se io faccio la rivoluzione, poi gliela porto in Germania, cioè più o meno ragiona così, no? Più o meno ragiona così, in effetti poi non ha tutti i torti perché nel 18 c'è l'insurrezione anche in Germania, quindi insomma questo treno parte, il famoso treno blindato, che poi è blindato perché è blindato, chi è che chiede di essere blindati, che nessuno possa salire a bordo, è Lenin stesso, e Lenin stesso e gli altri che firmano un accordo con le autorità tedesche in base al quale nel loro vagone non potranno salire le autorità tedesche, proprio per evitare che qualcuno dica che poi ci sono incontri e sotterfugi e trattative di nessun tipo. Peraltro cadiamo nel personale, però tutta questa cosa Lenin la segue tutta lui non si fida di nessuno, è lui che segue tutte le trattative, organizza, mette, scrive le lettere da lontano, polemizza con uno, con l'altro, è lui che organizza la cosa, vuole seguire le cose nei minimi particolari, è lui che decide sul vagone plombato, tu ti siedi con me, voi vi sedete di là, si arrabbia quando Rade che gli altri nell'altro vagone bevono e cantano ad alta voce, li zittisce, dice non è così, ma cosa fate? Cioè, comunque il viaggio dura 3 giorni e poi il viaggio nell'insieme durerà 8 giorni perché poi devono attraversare un pezzo di mare, poi arrivano in Svezia. Il denaro, allora anche lì Lenin è severissimo perché agli svizzeri dice non dobbiamo prendere i soldi dai tedeschi, quindi ai socialisti svizzeri dice facciamo un po' una colletta, facciamo una colletta per pagarci il viaggio, no? Per pagarci il viaggio. Insomma, giunti in Svezia, a Stoccolma,
Questo però poi è interessante perché in qualche modo una rete di solidarietà esisteva, nonostante fosse quella della seconda internazionale, esisteva ancora, tra di loro si riconoscevano ancora, anche se erano bolscevichi e gli altri erano socialdemocratici. Giunti a Stoccolma, ad esempio, loro hanno dei contatti con i sindacati, con esponenti di rilievo, è Lenin che conduce le trattative con un esponente di rilievo della socialdemocrazia, di cui mi sfugge il nome, dove Lenin dice c'è un ricevimento, mangiano salmone affumicato, sono contento, però Lenin lo prende in disparte e dice caro compagno, la vita in Svezia costa molto e noi non abbiamo soldi, devi fare una colletta, e in qualche modo hanno questa colletta, tutto questo al fine di dimostrare che non prendono nulla dai tedeschi, Quindi attraversano tutta la Svezia, risalgono fino e poi cominciano a scendere giù verso la Finlandia. Il bello è che quando arrivano in Finlandia non c'è più il treno piombato lì. Lenin e altri finalmente comprano la Pravda. Lenin è sorpreso di dire Madonna, la Pravda, questo giornale, anche qui è diffuso. È sorpreso, ma è una sorpresa che dura poco, perché quando risale sul treno e comincia a leggere la Pravda, come facciamo tutti noi, la prima cosa che va a cercare è se hanno pubblicato le sue lettere da lontano. Pagina 1 non c'è, pagina 2 non c'è. In fondo trova una sola lettera da lontano sui numeri che ha comprato, è una sola lettera messa in fondo e per di più. Poi leggendolo si accorge che i passaggi dove lui ha detto basta con la guerra imperialista, pace immediata, no al difesismo rivoluzionario, eccetera, sono stati tagliati, così come altri passi. Questo già si adira un po'. Poi legge l'articolo di Kamenev, dove Kamenev invece è per il difesismo rivoluzionario e per una prospettiva di unificazione con i menscevichi e in prospettiva per un appoggio al governo provvisorio, e questo lo manda un po' in bestia. Tanto è vero, facciamo un passaggio un po' più lungo, quando arriva a Pietrogrado, la fanfara suona, la Marsigliese, lui esce un po' frastornato in mezzo a tutta questa gente, una donna gli offre un mazzo di fiori, forse la Kalantai, ma lui non ama queste cose, però prende questo mazzo di fiori, così lo portano alla stazione, c'è il comitato dei soviet che lo accoglie, ci sono i bolscevichi, c'è moltissime persone che sono accorse lì. I bolscevichi sono organizzati, i menscevichi anche, ma poi ci sono molte persone che sono accorse lì. Perché sono accorse lì? Ma perché era un momento di festa. A Pietrogrado, quando arrivavano gli esuli, ne arrivavano diversi. Tenete conto che Lenin arriva mezz'ora prima di mezzanotte, in piena notte. La sala d'aspetto è affollata da queste autorità politiche, ma fuori, sul piazzale, ci sono persone. Perché andavano? Ma perché era un momento di festa, dicono gli storici, perché era l'occasione per stare assieme, per bere una birra, fare un po' di baldoria. Tra l'altro Lenin da qualche parte ha scritto che la rivoluzione è la festa degli oppressi, quindi in questo marasma eccetera Lenin poi prende la parola, stupisce tutti per quello che dice, perché rivolta la politica del partito come si rivoltano i calzini un paio di guanti quando si sfilano, quindi la sua posizione è quella, precisa subito che se dice se la linea del partito è quella che voi mi dite e quel poco che ho preso dalla Pravda, io sono in minoranza. Poi in questi passaggi, mentre lo portano sull'autoblindo in trionfo eccetera, lo fanno salire sull'autoblindo, lui appena è entrato si trova vicino a Kamenev e gli dice, lo prende sotto braccio e gli dice all'incirca così: ma che cazzate scrivi sulla Pravda, ma tu sei pazzo, hai scritto delle cazzate, più o meno dice così appena letto l'articolo di è stato più duro. È una parafrasi. Sì. Ma lì però la sostanza è quella, perché Lenin non era un personaggio molto, insomma, era abbastanza collerico quando si arrabbiava, non era abbastanza intransigente. Fatto sta che la sua proposta, di questo ne abbiamo già parlato più volte, è una proposta del tutto nuova di riorientamento della linea del partito, e inizialmente nella prima riunione del comitato centrale, quando si vota, Lenin presenta la sua mozione, le sue famose tesi d'aprile con le sue prospettive. Quando si vota lui finisce in estrema minoranza, 13 voti contro e 2 a favore.
Ma è un riorientamento velocissimo all'interno del partito, perché in poco tempo lui riuscirà ad avere la maggioranza. Da un lato appoggiandosi su una sinistra nuova bolscevica, che sono i nuovi iscritti al partito bolscevico, quello di cui vi ho parlato prima, che per alcuni versi, questi gregari nuovi, sono molto più avanti politicamente, nel senso rivoluzionario, che non rispetto alla linea che ha il partito. Riesce a conquistare il centro? Naturalmente anche qui chi è che si oppone? Giustamente, chi è che esprime, quando in questo processo Kamenev è quello che più cerca di resistere, che lui continua a difendere le sue posizioni, gli dice guarda che tu sbagli, va mantenuta la posizione del difesismo, eccetera, va mantenuta la possibilità di unirsi con i bolscevichi, non dobbiamo esagerare, eccetera. Invece Stalin a questo punto si ritrae, si fa da parte e sta a vedere come vanno le cose. E quindi quando lui in qualche modo con questa nuova sinistra che c'è nel partito bolscevico, pagando lo scotto, poi il trionfo della sua linea paga lo scotto di una scissione a destra, una parte esce, la destra bolscevica esce e va con i menscevichi, il centro viene conquistato e in qualche modo lui nel giro di pochissimo tempo ha la maggioranza all'interno del partito bolscevico e imposta la nuova linea del partito bolscevico. A lui ha delle espressioni molto pittoriche rispetto a quello che dice quando dice che bisogna cambiare la linea del partito, dice basta, dobbiamo buttare via la camicia sporca, indossarne una nuova, ricambiare tutto. Il programma del partito viene immediatamente cambiato, tutto l'appoggio ai soviet, dualismi di potere, incompatibilità tra soviet e governo borghese e non quindi divisione istituzionale di ruoli, il potere agli operai e ai contadini attraverso i soviet, conquista della maggioranza dentro i soviet, pace immediata, terra ai contadini, nazionalizzazione delle banche, delle fabbriche, tutte cose che più o meno sapete sono di senso comune. Poi la proposta, già che lui fa, in prospettiva di 1. Cambiare nome al partito e la seconda cosa, già lì avanza il progetto di dire, perché lui è vissuto in Europa forse a più coscienza degli altri, necessità di cominciare a lavorare, a costruire relazioni internazionali per dare vita ad una nuova internazionale. Tutto questo accade verso la fine del mese di aprile, tutti questi giochi sono fatti, la linea del partito è completamente ricambiata e rivestita di un abito nuovo, come amava dire Lenin. L'ultimo pezzo della puntata riguarda invece Trotsky, che è l'ultimo dei tre che abbiamo citato che tornerà dall'esilio. Lui era fuggito dopo, come era ricercato, e quindi aveva vissuto dopo il 1905 in vari paesi, per lungo tempo a Vienna, poi da Vienna, quando è scoppiata la guerra, ha fatto un passaggio in Svizzera, dalla Svizzera arriva in Francia, ma in Francia il governo russo, ancora zarista eccetera, chiede al governo francese di espellerlo, viene cacciato e si rifugia per alcuni mesi in Spagna e poi da lì riesce in qualche modo a contattare e a imbarcarsi con la famiglia, la moglie e i due figli per gli Stati Uniti d'America. Per gli Stati Uniti d'America, dove arriverà direi alla fine del 1916, qualcosa come il 24 o il 25 dicembre, adesso la data mi sfugge. L'arrivo negli Stati Uniti d'America, anche qui però diciamo che, ad esempio, no, per capire il mondo di com'era allora dell'esilio, era internazionalista, perché intanto in America, anche lì a New York, esisteva una comunità bolscevica e menscevica abbastanza radicata, che godeva dell'appoggio di chi? Dei socialisti americani e dei sindacati americani. Quindi in qualche modo l'internazionalismo funzionava a piene mani ancora e tra di loro si riconoscevano ancora, pur nelle divergenze. C'era un riconoscimento e una solidarietà
reciproca, soprattutto verso gli esuli di uno stato autocratico come era quello zarista. New York è una sorpresa per Trotsky, per la famiglia, non sono mai vissuti in una casa col gabinetto all'interno, con le comodità, l'acqua calda, l'ascensore, i figli sono entusiasti del telefono, non hanno mai visto il telefono, eccetera. Il soggiorno però dura poco, nel senso che dopo, a febbraio praticamente, cominciano a leggere sui giornali di quello che sta accadendo, in Russia, e a questo punto c'è la decisione di tornare in qualche modo anche loro. E di abbandonare New York e di cercare una via di ritorno che sarà più lunga, perché consisterà, però questa volta possono ritornare con i documenti, non come era tornato nel 1905 con documenti falsi, perché il governo provvisorio in qualche modo accredita a loro i documenti per poter espatriare, andare verso la Russia legalmente, eccetera, eccetera. L'imbarco è da New York, poi dovrebbero raggiungere, come raggiungeranno, il Canada, e da lì con una nave arrivare fino in Finlandia. Ma tutto procede bene, se non che quando arrivano in Canada, lì gli inglesi li fermano e vengono internati per un mese. Trotsky viene internato per un mese, altre esule russe che erano con lui, vengono internati, bloccati, e ripartiranno dopo un mese, quindi solo il 4 maggio arriveranno a Pietroburgo. Un aneddoto in tarda serata per tenere alto l'indice Auditel: tutto questo progetto di viaggio di Trotsky nei minimi particolari rischiò di saltare il giorno della vigilia della partenza, perché il giorno della vigilia della partenza all'improvviso il figlio più giovane scomparve di casa e non c'era, non lo trovavano più. Se non che dopo un po' di ore arrivò una telefonata da un posto di polizia dove il figlio si era rifugiato perché si era perso. Perché si era perso? Perché loro vivevano nella 164esima strada e il figlio aveva un cruccio in testa, vedere se c'era la strada numero 1. Ed era uscito, aveva detto: per l'ultima volta voglio vedere i grattacieli della città, ed era uscito per andare a cercare la prima strada, che naturalmente si era perso, ma aveva avuto la prontezza, si era rivolto alla polizia, ed essendo uno che aveva entusiasta del telefono, si ricordava per fortuna del numero di telefono, e quindi la situazione fu recuperata. L'arrivo di Trotsky anche lì, accolto con la Marsigliese, le fanfare, c'è una delegazione del suo gruppo politico, i menscevichi internazionalisti, diciamo così, il gruppo interdistrettuale non vuol dire nulla, lui faceva parte di una fazione che non erano né i menscevichi alla Martov tradizionali né i bolscevichi di Lenin, ma una frazione di menscevichi internazionalisti, un gruppo che aveva un suo piccolo seguito in Russia, di cui lui probabilmente non sapeva neanche la quantità del seguito che aveva in Russia. Difatti a Pietroburgo, quando arrivano, trovano un seguito di questo gruppo di 2.000-2.500 aderenti, una cosa di non poco conto, però a Pietroburgo, fuori da lì le cose sono diverse. L'accoglienza è ottima, arrivano anche Lenin, i bolscevichi, eccetera, a modo di apprendere a questo punto Trotsky, di rendersi conto e di apprendere come la politica del partito bolscevico, che lui per 10 anni precedentemente ha criticato aspramente, Lenin compreso, sia cambiata e sia più vicina a quello che lui considera le sue posizioni ottimali per una formazione rivoluzionaria. E quindi immediatamente, soprattutto per stimolo dei bolscevichi e di Lenin stesso in particolare, si comincia a porre il problema dell'unificazione tra loro e i bolscevichi, problema che suscita, che non è di così facile attuazione, perché ci sono diffidenze ataviche che resistono, 10 anni di polemica, gli stessi seguaci di Trotsky e i menscevichi internazionalisti ne hanno dette e se ne sono sentite dire di tutti i colori, quindi sono molto diffidenti. Peraltro è anche sorprendente il fatto che Trotsky incontra lì a Pietroburgo Lenin dopo che non lo vedeva da Zimmerwald, cioè dal 1915, quindi non è che si fossero frequentati molto prima, proprio non si erano frequentati. A questo punto iniziano queste
sostanzialmente quello che ho detto prima, il programma di Lenin, la concezione della rivoluzione in atto che a Lenin coincide con quella di Trotsky, quindi non starei a entrare nel merito dei dettagli, sono entrambi d'accordo su questo, si tratta solo di formalizzare un processo di unificazione che in qualche modo arriverà di lì a breve e che porterà però a luglio all'entrata del gruppo di Trotsky nel partito bolscevico, che tra l'altro però formalmente quando ci fu la riunione che sancì l'entrata del gruppo di Trotsky nel partito bolscevico, Trotsky non poté partecipare, fu cooptato immediatamente nel comitato centrale, ma non poté partecipare perché era in prigione, perché siamo nel mese di luglio, però di questo parleremo in una prossima puntata, quindi la situazione di luglio è un po' difficile, c'è l'insurrezione fallita, c'è la repressione, Lenin e Zinoviev sono riusciti a scappare in Finlandia, si sono nascosti, Trotsky invece è finito in prigione. Perché è già presidente del Soviet di Pietrogrado a quel punto. Però sulla Repubblica della Rivoluzione, il 25 settembre 1917, Trotsky, a distanza di 12 anni, torna ad essere il presidente del Soviet di Pietrogrado. Nel Soviet di Pietrogrado la presenza è di circa 200 delegati bolscevichi e 10 di quelli del gruppo di Trotsky, e soprattutto quindi su pressione del gruppo bolscevico che lui viene nominato presidente del Soviet. Tra l'altro una presidenza che fu lungamente contrastata dagli esponenti più moderati del bolscevismo, del menscevismo e dei socialisti rivoluzionari, perché se i bolscevichi e i seguaci di Trotsky avevano accolto Trotsky con piacere, diverso era stato l'atteggiamento dei menscevichi moderati di destra, decisamente ostile, come lo era stato per Lenin, l'atteggiamento assunto dal governo provvisorio. Ecco, da lì partirà tutta la polemica sul dossier raccolto per infangare i bolscevichi e Lenin sul fatto l'oro tedesco, la sovvenzione dell'imperialismo tedesco ai rivoluzionari bolscevichi, eccetera, eccetera. Quindi l'ostilità con cui vengono accolti dal governo provvisorio da una parte dei menscevichi è molto forte, non è solo un'ostilità politica, è anche poi un'ostilità che entra nel merito di accuse e di accuse che loro giudicheranno infamanti e sbagliate, nonché quando a luglio di misure repressive, come la chiusura della Pravda, l'arresto di Trotsky e il mandato di cattura per Lenin e per Zinoviev e per altri bolscevichi.